Buongiorno a tutti, oggi siamo all'episodio 96 su podcast, facciamo anche in diretta questa volta su canale YouTube, così ascoltatori che guardano anche i video possono vedere. Io mi chiamo Jesse Schreck, se questa è la tua prima volta con noi. Io mi chiamo Jesse Schreck, sono missionario dagli Stati Uniti, ho il compito qui in Italia di evangelizzare, portare la buona notizia alle persone, far riconoscere Gesù Cristo e la via della salvezza, la gioia che uno ha conoscendo Cristo, conoscendo la salvezza per grazia, mediante la fede. In più ho il compito di discepolare, insegnare la Bibbia, insegnare cosa vuol dire seguire il Signore Gesù Cristo, essere un discepolo di Gesù Cristo, vivere per l'onore e la gloria di Dio e godere il Signore in ogni aspetto durante la vita. In più ho il compito anche di iniziare chiese bibliche italiane qui in Italia. E l'argomento che vedremo oggi è questo, la parola di Dio. C'è molto da dire su cos'è la parola di Dio, come si capisce cos'è la parola di Dio, come si regge la parola di Dio, studia la parola di Dio, applica la parola di Dio, tantissime cose, ma oggi vedremo solo un paio di cose, ma cose fondamentali. E la mia preghiera è che attraverso questo episodio, ascoltare questo episodio, che tu possa trovare più incoraggiamento per aprire e leggere la Bibbia, che tu possa godere di più l'aprire e leggere la Bibbia che hai. E se non hai una Bibbia, chiedici, se abiti in zona di Mestre, e ci farebbe piacere regalarti una copia della Bibbia, una copia tua per avere in mano, leggere, aprire, leggere e conoscere veramente chi è il Signore e cos'è la sua volontà per te. Il famoso Agostino, tanti anni fa, è venuto alla salvezza, a conoscere il Signore Gesù Cristo, perché ha sentito i ragazzi che cantavano aprire e leggere. E per la prima volta nella sua vita, finalmente, lui ha aperto la Bibbia, letto la parola di Dio ed è stato con punto al cuore trasformato per la potenza della parola di Dio che è vivente. Prima di entrare il discorso di oggi e vedere questo argomento, voglio farvi vedere, sentire questo breve invito a ricevere un altro libretto che noi offriamo, che ci fa vedere l'importanza della parola di Dio nella vita quotidiana, come vivere le nostre vite secondo la volontà di Dio e godere la gioia che abbiamo conoscendo Cristo in ogni ambiente. Quindi condivido questo video qui e poi cominciamo. Ti sei mai chiesto come sarebbe la vita senza lo smartphone, cioè senza essere collegato in continuazione? Ci sono tanti benefici che ci dà lo smartphone, ma poi ci sono anche delle cose brutte che succede attraverso l'uso dello smartphone. Oggigiorno siamo tutti collegati in un modo o l'altro quasi tutta la giornata. Si dice che noi controlliamo lo smartphone in media ogni 4 minuti durante la giornata. Il fatto che siamo tutti collegati, tutti alla conoscenza di quasi tutto, nel senso che possiamo andare, cercare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, non significa che siamo felici, non significa che siamo contenti e soddisfatti. Pochi di noi, in effetti, sono soddisfatti in questo tempo in cui noi viviamo. Siamo invece tutti distratti, isolati, tristi, più che mai nella storia umana. Ti invitiamo a scaricare gratuitamente oppure leggere online questo libretto che abbiamo scritto per voi, che ci dà una indicazione a come essere veramente collegato alla cosa più importante, cioè collegato a Dio stesso, colui che ci dà la vita, colui che ci mantiene, ci dà il respiro ogni giorno e colui che ci ha provveduto il Salvatore, Gesù Cristo, suo Figlio, che è venuto per noi, vissuto per noi, anche morto al posto di noi, e ora è vivo, è risuscitato Gesù Cristo, e vuole avere il tuo cuore, vuole guidare la tua vita in modo che tu possa glorificare anche il suo nome con il tempo che ti rimane in questa vita.
questo video che abbiamo creato per presentare questo libretto, abbiamo scritto per voi, che ci aiuta a capire il discorso dell'uso dello smartphone, come ci sta cambiando e come si applica da cristiani, come godiamo le cose che ci offre lo smartphone e non rimaniamo schiavi di questi queste tecnologie che possa essere un bene, ma anche una cosa che rovina le persone e porta anche alla morte le persone. Un punto che vediamo anche nel libretto, in questo articolo, è che tante persone oggigiorno, ad esempio, muoiono incidenti stradali. Come mai? Perché stanno a telefono invece di guardare la strada. E succede molto spesso, invece di amare il prossimo e essere attenti quando stai alla guida, stiamo a guardare altre cose e mettiamo a rischio le altre persone sulle strade, famiglie, bambini, tutti. Quindi un modo pratico per vedere l'importanza di capire questo discorso e trovare come essere collegato a colui che ci ha creato, essere soddisfatti, veramente soddisfatti in questa vita. Adesso condividiamo questo schermo qui e tocchiamo il discorso per oggi, che è la parola di Dio. Volevo dire anche, se vuoi questo libretto, nella descrizione dell'episodio lascerò un link dove puoi andare a vedere quel libretto oppure chiedere gratuitamente una copia per tenere a leggere a mano. Sarebbe veravita.ve.com, poi mi connetto e ti porterà alla pagina, ma comunque lascio nella descrizione di questo episodio. La parola di Dio per la crescita spirituale e la vita quotidiana. Per la crescita spirituale e la vita quotidiana. Ci ricordo subito questa esortazione oggi, che la parola di Dio nutre la nostra anima, ci dà qualcosa che il mondo non ci offre, non può offrirci. E questo di nuovo è il mio desiderio per i nostri ascoltatori, che possono trovare questo cibo nella parola di Dio, qualcosa che nutre veramente l'anima. La prima cosa che vogliamo vedere e capire oggi che la parola di Dio fa è che ci trasforma. Vedremo poi un versetto che ci ricorda che la parola di Dio ci rinnova, ci trasforma all'immagine di Gesù Cristo, all'immagine di Dio. Ci trasforma. Non è un libro qualsiasi, la Bibbia. Quando noi leggiamo la Bibbia, qualcosa cambia dentro di noi. La parola di Dio ha la potenza, il potere per cambiare il nostro cuore, cambiare la nostra mente, farci ragionare in modo completamente diverso e capire cos'è la vita. E poi, ovviamente, ci ricorda anche Cristo Gesù, Lui stesso, è la vita. Non avere Cristo significa non avere la vera vita. Avere Cristo, essere unito a Cristo, significa avere la vera vita, la vita abbondante. Ci trasforma, è una cosa che vedremo oggi. Ci penetra il cuore. La seconda cosa che vogliamo vedere oggi è che ci penetra il cuore, la parola di Dio. Ecco, ci penetra il cuore. Questo troviamo nel versetto di Ebrei, capitolo 4, versetto 12 e 13. Leggiamo questo insieme. Ebrei, capitolo 4, versetto 12 e 13, nel Nuovo Testamento. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito e le giunture dalle midola. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di Dio, di colui al quale dobbiamo rendere conto. Dobbiamo rendere conto. Tantissime cose ci dice qui, ma la cosa che voglio evidenziare prima di tutto è che la parola di Dio è vivente. La parola di Dio è vivente. Non è un libro qualsiasi, e basta leggere con un cuore sincero, umile, volendo conoscere colui che ci ha creato, e vedrai velocemente, non è un libro qualsiasi. Le parole qui sono, come vedremo anche fra un attimo,
ispirate da Dio stesso, le sue parole, la mente di Dio stesso, per noi possiamo capire chi è Dio, cos'è la sua volontà, come possiamo essere salvati, come possiamo piacere Dio e qual è la via giusta da camminare, la via che ci porta anche felicità, gioia e soddisfazione in ogni giorno, non importa le nostre circostanze. La parola di Dio è vivente, efficace, affilata, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, leggiamo qui, penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito. La parola di Dio penetra la nostra anima, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Forse un motivo per cui quasi nessuno oggigiorno, almeno attorno a noi, aprono e leggono la Bibbia perché non vogliono avere i pensieri, i sentimenti, i pensieri del cuore giudicati. Tutti noi siamo corrotti, peccatori dalla nascita. Preferiamo, come ha detto Gesù Cristo, preferiamo noi le tenebre anziché la luce. Siamo come persone condannate, colpevoli di un crimine, che vedono poliziotti e vogliono nascondersi, non vogliono scappare via il più veloce possibile. Purtroppo questa è la condizione d'uomo oggi. Tutti noi vogliamo stare lontano da questo Dio santo, santo, santo. Ma una volta capiamo chi è Gesù Cristo e cosa Lui ha fatto per noi, poi comincia a crescere un desiderio di conoscere, di venire a Dio attraverso Gesù Cristo, colui che ha vissuto in modo perfetto per noi, morto poi al posto di noi sulla croce, vinto la morte, risuscitato, ora è vivo e regna, è il re dei re, il Signore Gesù Cristo, e Lui è in controllo di tutto. Conoscendo un po' Gesù in questa maniera, in maniera biblica, giusta, vediamo l'importanza, la gioia di poter venire a Dio, aprire la sua parola, capire come dobbiamo cambiare e come Lui stesso ci può trasformare a diventare una nuova creatura, come spiega secondo Corinzi, Nuovo Testamento, capitolo 5. Chi nasce in Dio, chi viene salvato, qui, già adesso, è una nuova creatura. E non soltanto, ma la giustizia di Gesù Cristo ci copre e noi, agli occhi di Dio, siamo santi. Siamo ancora pieni di peccati nella carne, ma Dio vede Gesù Cristo quando guarda ai Suoi eletti, quando guarda a noi che ci siamo ravveduti e poi creduto in Cristo per la salvezza, e Lui solo vede Cristo in noi. E siamo giusti agli occhi di Dio attraverso l'opera di Gesù Cristo. Questa è la buona notizia. Versetto 13 però ci dice, per quanto riguarda la Bibbia, non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. La parola di Dio è vivente, efficace. La gente di solito rimane lontana dalla parola di Dio, ma non è giusto, non è buono. Bisogna venire, stare nella parola di Dio. È vivente e lasciare la parola penetrare il nostro cuore, cambiare la nostra mente e farci nuovi. Un'altra cosa vogliamo vedere adesso è che la parola di Dio è ispirata e utile. Ispirata e utile. Poi vediamo per questo discorso secondo Timoteo, capitolo 3, da versetto 14 a versetto 17. E qui abbiamo una lettera dall'Apostolo Paolo a un giovane chiamato Timoteo che aveva il compito di guidare una chiesa come un pastore nella chiesa, equipaggiare altri pastori nella chiesa affinché ci siano una pluralità di pastori anziani per guidare la chiesa, insegnare la parola di Dio, insegnare cosa vuol dire essere un discepolo di Gesù Cristo, seguire Gesù Cristo, onorare Gesù Cristo, essere sale, luce, essere il corpo di Gesù Cristo. C'erano gli apostoli per lasciare il fondamento della chiesa, dopo gli apostoli vengono equipaggiati, riconosciuti pastori nella chiesa. Da notare qui è che nella Bibbia non trovi mai sacerdoti nel Nuovo Testamento,
preti non esistono nel Nuovo Testamento, nella Chiesa non esistono. Invece, come dicevo, ci sono pastori nella Chiesa, una pluralità di pastori che guidano la Chiesa. E è da notare anche che l'Apostolo insegna a Timoteo, anche a Tito, che entrambi avevano un compito simile di equipaggiare, riconoscere nuovi pastori per le chiese locali, e spiegato a questi uomini come riconoscere uomini qualificati per essere leader nella Chiesa, per essere pastori nella Chiesa. E una cosa, una qualificazione che era necessario, è ancora, è che sono sposati a una donna sola, cioè amano la moglie che il Signore gli ha dato e trattano bene la moglie, come Cristo ama la sua Chiesa e ha dato la sua vita per la sua Chiesa. Un uomo di Dio guida bene la sua moglie, la sua famiglia, e si sacrifica per la sua moglie, ama la sua moglie in modo biblico, in altre parole, e sa gestire la propria famiglia, sa gestire la famiglia. E dice addirittura che se un uomo non sa amare la sua moglie, gestire la sua famiglia, come può guidare la Chiesa di Gesù Cristo? Questo è ciò che insegna la Bibbia. Nella Chiesa dovrebbero essere uomini di buona fede, uomini qualificati, pastori, non preti. Questo si vede per quanto riguarda l'insegnamento di leader nella Chiesa. E qui leggiamo adesso, questo è 2 Timoteo, capitolo 3, versetto 14 a 17. Tu invece, Timoteo, persevera nelle cose che hai imparato, le cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza. Cioè, qui vediamo, sta parlando della Bibbia, ok? La Bibbia, le sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ben preparato per ogni opera buona. Il discorso qui è che la parola di Dio è ispirata da Dio, ogni scrittura. La Chiesa aveva il compito soltanto di riconoscere cos'era la Bibbia. Gesù ha riconosciuto tutti gli apostoli, l'Antico Testamento com'era e com'è ancora oggi. È così. Il Nuovo Testamento è stato riconosciuto perché queste lettere, i Vangeli, i quattro Vangeli del Nuovo Testamento, erano riconosciuti da tutti nella Chiesa, scritto, ogni lettera, ogni parte del Nuovo Testamento scritto o da un apostolo o uno molto stretto con un apostolo, sempre durante un periodo molto vicino alla vita di Gesù Cristo e gli apostoli, non dopo, e poi è stato sigillato. Questa è la parola di Dio, riconosciuto per noi. E se leggi qualsiasi altra lettera che era considerata come potenzialmente parola di Dio, si vede ogni altra lettera che non sta nel Nuovo Testamento non è paragonabile a ciò che troviamo nella parola di Dio. La parola di Dio è unico, ha autorità ed è per noi un dono da Dio. Qui vediamo è ispirata da Dio e utile a insegnare. La cosa triste è che tutti dedicano tanto tempo a imparare tantissime cose, essere educati in tantissime cose, imparare tante cose, ma quasi nessuno purtroppo apre e legge le parole, la parola vivente di Dio, la parola che può portarci alla salvezza, la salvezza dell'anima mediante la fede in Cristo Gesù, come leggiamo qui. Ed è molto triste. Di nuovo, la mia preghiera oggi è che tu possa trovare più motivazione ad aprire e leggere tu stesso la parola di Dio per vedere quanto grandioso è la parola che Dio ci ha dato. Ispirata da Dio, utile a insegnare, a riprendere. Tutti noi abbiamo bisogno di essere ripreso alle volte.
portato di nuovo sulla strada giusta, la strada via, facilmente ci sviamo in questa vita. Poi a correggere, ognuno di noi abbiamo bisogno di essere, sì, avere essere corretto in qualche maniera, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Il fatto è che quando il Signore ci chiama, quando il Signore ci porta fuori dalle tenebre, alla luce, ci dà un scopo di vita. Tantissimi oggi vivono senza scopo di vita, senza un vero motivo per alzarsi la mattina. Oppure se hanno tanta motivazione è sempre per cose vane, non per la gloria di Dio, colui che ci dà il respiro, colui che ci dà la vita fino ad oggi. Ma Dio vuole che noi siamo preparati, completo, ben preparato per ogni opera buona, per essere sale e luce in questo mondo pieno di tenebre, pieno di difficoltà, sofferenza. I cristiani hanno il compito di brillare in questa vita, essere una benedizione agli altri, una dimostrazione della vita, la vera vita che si trova in Cristo il Signore. Ci santifica, un'altra cosa che vediamo della parola di Dio oggi, ci santifica. La parola di Dio ci santifica. Ognuno di noi abbiamo bisogno di essere purificati, rinnovati, santificati. Per tutte le persone in Gesù Cristo, salvati, sono stati lavati con il sangue di Gesù Cristo. Tutti i nostri peccati che ci rovinano, lavati via davanti a Dio Santo per opera di Gesù Cristo che ha preso su di sé i nostri peccati quando è andato sulla croce. Tu hai bisogno di essere lavato. Gesù ha detto che la sua parola ci lava, ci lava. Una preghiera di Gesù Cristo troviamo in Giovanni, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, una bellissima preghiera che il Signore ha fatto per i suoi eletti. Santificali, Gesù pregava Dio Padre, santificali nella verità. La tua parola è verità. La parola di Dio ci lava, ci purifica. La parola di Dio è verità. La santificazione capita attraverso la verità, la predicazione della verità, il leggere la verità, leggere la parola di Dio e tutto il resto. La buona notizia qui però è che anche qualsiasi persona veramente salvato, cioè che ha capito la gravità del peccato che ha davanti a Dio Santo, 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 si è dispiaciuto di questo fatto di essere un peccatore davanti a un Dio Santo, si è ravveduto, cambiato mente, è andato d'accordo con ciò che dice Dio di noi peccatori e di chi è Lui, quanto santo, buono e giusto è. E questa persona si era veduta, cambiato strada, lasciato il peccato per abbracciare per fede Gesù Cristo che ha vissuto per noi, morto per noi e ora è vivo, risuscitato. Quando capita, quando uno nasce in Dio, fa questo passo di fede, fidando la vita a Gesù Cristo il Signore, capita che in quel momento lì è santificato. È dichiarato giusto, un giusto davanti a Dio Santo. Non c'è più condanna, non c'è più condanna per uno in Cristo Gesù. Al momento lì diventa un santo, ma poi comincia a vivere e riconosce sempre di più, e più tempo che passa camminando mano a mano con il Signore in questa vita, e più riconosciamo quanto siamo pieni di peccati, più che possiamo anche immaginare, e siamo santi che peccano. E il Signore continua a santificarci. C'è una santificazione che succede una volta alla salvezza e dura per sempre, e una santificazione che continua, insegna la Bibbia. Una santificazione che piano piano, giorno dopo giorno, Dio sta operando nella nostra vita, nel nostro cuore, per renderci sempre più simile al Signore Gesù Cristo, per santificarci. Se sei un credente, un vero credente, e guardi indietro un anno, solo un anno, e pensi della tua vita com'era, vedrai, se sei un vero credente, sei molto diverso oggi come eri un anno fa. Il Signore sta cambiando la tua vita, il tuo cuore, la tua mente. Lui continua a santificarci. La parola di Dio ci purifica.
Un'altra cosa che la parola di Dio fa per noi è che ci rinnova. Ci rinnova. La parola di Dio ci rinnova. Andiamo a vedere questo. Efesini capitolo 4 e 23. Leggiamo questo. Potresti trovare cosa molto simile in Romani capitolo 12, i primi due versetti, cosa molto simile. Ma questo leggiamo Efesini capitolo 3, versetto 23. Anzi, cominciamo dal versetto 20 prima. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliervi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece, ecco qui, rinnovati nello spirito della vostra mente. Versetto 23. Ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Questo è ciò che succede quando passi tempo nella parola di Dio. Ci santifica, ci rinnova la parola di Dio, ci fa capire cosa è la vita, chi siamo noi, chi è Dio e come possiamo vivere alla luce del Vangelo, della buona notizia che siamo stati riscattati dal Signore stesso. Lui ci ha riscattato, ci ha fatto nuovo e vuole continua a volere rinnovarci giorno dopo giorno. E stando nella parola di Dio, leggendo quotidianamente la parola di Dio, vedrai la tua mente comincia a cambiare, trasformare. Come vedi un mondo, anche questo viene trasformato. Hai un nuovo prospettivo per la vita, un nuovo progetto per la vita, scopi diversi. Prima, lo scopo di vita prima era che tu volevi fare tutto quello che a te piace, tutto ciò che ti rende felice. Un credente vuole piacere adesso il Signore, prima di tutto. Sa di essere stato comprato a caro prezzo per l'opera di Gesù Cristo sulla croce e vuole vivere per onorare il Salvatore, glorificare il Salvatore in ogni modo possibile con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto di Dio. La parola di Dio è ciò che ci rinnova e ci rende capaci di vivere secondo la volontà di Dio. Bisogna aprire, leggere per capire la volontà di Dio, piacere il Signore e conoscere la gioia di obbedire il Signore e camminare con Lui. Concludiamo adesso con un altro versetto, un altro argomento qui. No, anzi, abbiamo solo un paio di domande per concludere oggi. La domanda per te è semplicemente questo. Tu vuoi conoscere la volontà di Dio per te o no? Vuoi conoscere la volontà di Dio? Pensa un attimo, quanto bello sarebbe per te conoscere veramente ciò che il creatore dell'universo vuole per te, da te. Vuoi conoscere la volontà di Dio per te? Quanto bello sarebbe conoscere ciò che vuole da te il Signore. Conoscere questo sarebbe grande cosa. E il credente può conoscere la volontà di Dio. Aprendo la parola, leggendo la parola, Dio ci rivela la sua volontà. Camminare alla luce della volontà di Dio, sapendo il motivo per cui sei qui, cambia tutto. Questo è la vera vita. Vuoi conoscere la gioia del Signore? Un'altra domanda da proporre oggi. Vuoi conoscere veramente la gioia del Signore? Chi ha più gioia? Il Signore stesso ha gioia. Non è in difficoltà il Signore Dio. Non è in dubbio, non è senza potere. È onnipotente, onnipresente, onnisciente. Non sta imparando come gestire la situazione. Il Signore regna, è tutto per la sua gloria. Se vuoi gioia nella vita, non parlo qui di felicità. Felicità viene e va, sempre basata sulle circostanze. La gioia è una cosa che il Signore dà, perché il Signore stesso ha gioia, la gioia, e avendo la gioia
veramente avendo la gioia, è impossibile perdere questa gioia. Per questo motivo che gli apostoli potevano anche dare, sacrificare le loro vite, essere uccisi per la loro fede in Gesù Cristo. Avevano tutto, erano gioiosi anche nel morire per il Signore, sentendosi indegni di poter morire per il Signore. La gioia del Signore, lo vuoi davvero? È possibile, ti assicuro, è possibile conoscere personalmente questa gioia del Signore. Ultima domanda oggi, vuoi conoscere la salvezza, la vita eterna e la vita abbondante? Io conosco tanti che erano nelle tenebre, io ero nelle tenebre, mi drogavo per anni, buttavo via la mia vita, non volevo anche nemmeno vivere, tante volte blackout, mi svegliavo per strada, mi svegliavo chissà dove. Poi ho conosciuto il Vangelo, ho conosciuto la buona notizia, il Signore ha trasformato, mi ha trasformato dalle tenebre alla luce, mi ha cambiato il cuore, i desideri, tutto cambiato. La mia vita è stata cambiata da così a così, in un attimo così, piano piano, poi sempre crescendo nella fede, trovando più gioia e cosa la vita nel stare nella parola di Dio, dove Lui ci istruisce. Ma tu vuoi la salvezza della tua anima? Vuoi vivere per sempre? Vuoi la vita eterna? Vuoi entrare in paradiso? Vuoi stare con il Signore? Non andare all'inferno? Vuoi già adesso conoscere la vita eterna e la vita abbondante? Dovresti desiderare queste cose. È normale e giusto. È una realtà che puoi avere. È la soluzione. Se vuoi entrare così, questa vita, la vera vita, apri e leggi la parola di Dio. I riformatori della Chiesa, 500 anni fa, avevano un detto, dicevano post tenebras lux, dopo tenebre luce. Tanti vivevano nelle tenebre perché ascoltavano soltanto quello che dicevano cosiddetti leader della Chiesa e non hanno mai aperto, non potevano, non avevano a mano una Bibbia da aprire, erano nelle tenebre. Appena è stato possibile aprire e leggere loro stessi la parola di Dio, si vedeva sempre di più individui, gruppi, nazioni uscire dalle tenebre alla luce. Per questo motivo dicevano, dopo tenebre, luce. La parola di Dio è ciò che illumina il tuo sentiero. La parola di Dio è ciò che possa brillare, mettere luce sulla tua vita. Cos'è la vita? La mia esortazione per te oggi, in conclusione, è semplicemente questo. Dai tempo alla parola di Dio. Passa tempo nella parola. Passare tempo nella parola non ha paragone. Tu passi tanto tempo facendo tantissime cose, ma quanto tempo hai passato veramente nella parola di Dio? Non c'è paragone. Passare tempo nella parola. Leggere, sentire la parola di Dio per te, per la tua vita. E poi, quando lo fai, ti assicuro, passi dalle tenebre alla luce, alla conoscenza di chi è il Signore Gesù Cristo. Questo è tutto per oggi. La mia preghiera è che tu possa riflettere su questo discorso, aprire la tua Bibbia e ripeto, se non hai una Bibbia, chiamaci, contattaci, se abiti in zona di Mestre, e noi ti regaliamo una Bibbia tua per avere, per aprire, leggere e godere ciò che il Signore Dio ci offre. Che Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.